Salve a tutti ragazzi, eccoci qua e benvenuti con un altro nuovo tutorial. Oggi andremo a creare uno snare da zero utilizzando il kick 2 della Sonic Academy. Nel video precedente a questo vi ho fatto vedere come creare un kick. Adesso quindi andiamo a creare uno snare. Vai col tutorial. Allora, eccoci qua, come sempre ho creato una traccia MIDI, ho caricato il kick 2 dentro appunto la traccia MIDI, ho fatto già una clip MIDI, ho fatto una nota così a caso, tanto suona sempre sullo stesso pitch. Andiamo a resettare tutto, quindi andiamo a portare di default. In questo tutorial non vi spiegherò come funziona il kick 2, quindi le varie funzioni, ma mi limiterò solamente a spiegarvi come creare, diciamo, uno snare, quali sono tutti i layering che vanno appunto a creare uno snare. Se volete appunto un tutorial più completo, ho già fatto un tutorial sempre sul kick 2, vi ho fatto vedere un po' come funzionano i vari parametri, ho fatto diciamo una panoramica completa. Il link lo trovate sempre nelle schede o in descrizione. Allora, lo snare diciamo che ha il picco più alto della batteria, infatti se ci fate caso andate a clippare sempre per colpa dello snare, perché appunto ha una dinamica abbastanza alta. Questo serve per scandire il tempo, sempre per dare botte. Questo poi dipende in base ai vari generi, ci sono snare per la future bass, snare per la dubstep, però chi lo dice che questo snare deve essere usato solo per la dubstep? Puoi anche usarlo per qualsiasi altro genere, puoi mischiare questo, puoi fare quello e quell'altro. Lo snare è anche pieno di armoniche, ma basta con le chiacchiere, vi faccio vedere un po' come crearlo con il kick 2. Andiamo a creare una bella pacca, perché appunto lo snare ha bisogno di una bella, diciamo, risonanza. Quindi mettiamo così il loop, dobbiamo creare, mettiamo in solo il sub control, così per ascoltare solo questo, poi sui click ci lavoriamo dopo. Andiamo a creare appunto un impulso abbastanza pitchato. Basta alzare qua, se lo mettiamo qua, alzando appunto andiamo a dare appunto un impulso col pitch, più alzo infatti, questo lo alziamo pure. Dobbiamo creare un suono abbastanza corto ma che abbia appunto un impulso, un transiente abbastanza pitchato. Creiamo un altro punto, esatto. Adesso andiamo a accorciare, quindi andiamo a fare attack, decay, sustain, release, le solite cose. Ecco, andiamo a fare appunto una cosa più corta. Questo poi ce lo regoliamo dopo, poi ci ritorniamo di nuovo. Perfetto. Per adesso abbiamo già creato una base, abbiamo già creato un impulso. Adesso noi dobbiamo, mettiamo in solo questo click e scegliamo... Tra i preset che abbiamo a disposizione possiamo fare snare, quindi ci sono i rumori apposta per lo snare che potete voi, se volete, caricare dalla vostra libreria. Questo l'ho fatto vedere, load, prendete magari un altro snare, però andate a prendere solo la parte più alta. In questo caso posso fare snare, uno a caso, questo ad esempio. Questo già appunto è tutto completo, però io posso prendere, grazie a questo filtro, solo la parte più alta, ma non finisce qua. Su click 1, che corrisponde a questo qua, posso ovviamente tagliare, o posso prendere anche, vi faccio vedere, posso tagliare il transiente iniziale, posso prendere solo il rumore. Ma per facilitarmi un po' la cosa utilizzo quelli che ci sono già. Mi piace comunque utilizzare prima il rumore, poi magari su quello ci lavoro dopo. Qua andiamo a fare curva default. Possiamo accorciare. Facciamo sempre appunto attack, decay, sustain, release per poterci regolare al meglio questo impulso, quest'altro impulso. Io faccio così. Magari questo non mi piace, vado ad utilizzare il 2. Ecco, va benissimo. Posso picciarlo, ma diciamo che così va bene. Ricordiamoci prima di tutto di andare a mettere una distorsione, perché appunto il kick dobbiamo creare più armoniche possibili. Così abbassiamo il volume. Perfetto. Andiamoci a regolare adesso, ho tolto il solo, quindi stiamo ascoltando il sub control più il click 1. Però andiamo adesso a regolarci. Ho abbassato un po' il pitch qua, questo poi in base a
come vi piace di più a voi. Posso allungare in generale la lunghezza appunto dello snare. E posso fare. Oh, regoliamoci un po' il pitch. Poi ovviamente posso mettere anche un equalizzatore sui 200 Hz, perché questo non ve l'ho detto, ma lo snare principalmente suona sulle 200, 300, 250, lì, 105, poi dipende, eh? Però principalmente sui 200 Hz io me lo regolo. Poi magari qua se ci sono troppe alte, un po' sulle medie, non riesco mai a trovare. Posso anche abbassare. E posso mettere anche volendo un altro clicco, oppure su questo qua. Perfetto, andiamo a salvare il progetto perché ho paura che crasha, perché di solito appena chiudo qua, pam, come l'altra volta, andiamo a prendere un altro click. Complichiamoci la vita. 1. Ecco, questo è troppo alto, però. Ecco, facciamo appunto una cosa più corta, così ce la possiamo. Perfetto. Un altro click, magari sulle medie che suona. Vediamo come. Ecco. Ci potete mettere un tom, se mettete tipo un tom, magari bello picciato, con una bella distorsione, andate a creare magari uno snare utile anche per la glitch hop. Ma usate i tom perché sono molto importanti per gli snare, per creare appunto una bella pacca. Sempre da load, oppure direttamente potete ricampionare, potete fare quello che volete. Ascoltiamo tutto quanto. Andiamo sul click 3. Perfetto. Volendo potete mettere poi qua sempre sugli effetti un equalizzatore, andiamo a mettere un multiband e un saturatore. No, questo è uno spettro, ma lo lasciamo pure e può servire. Qua possiamo mettere così, qua andiamo a tagliare, andiamo a fare sui 200. Ora ragazzi vi spiego tutto con più calma, analizziamo tutti i punti. Adesso vado ad ascoltare pure con le cuffie. Ci sono troppe alte, quindi magari va bene.
benissimo. Potete mettere poi, che ne so, un riverbero, sì, un riverbero ci sta. Siamo il picco sui 200 Hz, perfetto. Ed ecco qua ragazzi, uno snare così creato in pochissimo tempo. Ovviamente impegnatevi di più perché io l'ho fatto così velocemente per farvi vedere un po' quali sono i punti importanti da seguire. Poi, volendo, possiamo fare congela tracce, così vi faccio vedere un po'. Lo mettiamo qua. Scongela tracce e già abbiamo creato. Volendo qua possiamo modificare ancora una volta con le dissolvenze. Oppure col pitch. Poi non so come piace a voi. Io ovviamente ho messo il warp, ma togliendo il warp. Ok ragazzi, bene o male ho sistemato un po' di cose in cuffia. Questo è quello che ho creato appunto col Kick 2 e poi ho esportato in file audio. Questo è lo stesso. E questo è quello che ho modificato io tramite il file audio. Ho qui in mezzo il pitch. Facciamo un riepilogo, vi spiego un po' tutti i passaggi. Ho messo in solo il subcontroller così da gestire solamente, da creare appunto un impulso. Abbastanza pitchato, ma abbastanza corto. È una cosa bella corta. Poi con i layering, ho creato un rumore, ho preso un altro. Dovete appunto fare tanti strati, ma che abbiano però un senso, no? Fatte così a caso. Di prendere appunto quell'impulso col subcontrol e poi un rumore magari che va sulle alte, uno che va sulle medie, così da avere tutti questi strati perfettamente accordati tra di loro. Infatti, questo suona un po' infatti sulle medie. Questo ha un po' sulle alte e questo su una specie di tom che insieme vanno a creare questo snare qua che poi viene a sua volta modificato. Potete appunto col pitch regolarvi, io vi dico sempre di fare più punti possibili in modo tale da potervi regolare ogni piccolo transiente. Potete ovviamente zoomare e vedere un po' la forma d'onda. Dovete creare appunto un impulso di questo genere qua. Poi voi se prendete uno snare dalla libreria, lo analizzate con un analizzatore o con lo span che è gratuito, potete vedere le varie frequenze, i vari step. Quindi sui 200 Hz c'è la PAC che è questa qua e poi ci sono le frequenze alte, rumore eccetera eccetera. Qua ho messo una distorsione perché senza mi suona un kick pitchato al massimo. Invece così con la distorsione riesco a dare appunto un po' di armonica in più. Questi sono i vari punti e poi sull'amp, sempre per il subcontrol, infatti dal colore potete vedere, e ho fatto sempre attack, decay, sustain, release, vabbè diciamo che sono questi tre punti, però ho modificato in modo tale da fare una cosa più corta, perché allungando questo io posso fare appunto uno snare più lungo, ma io l'ho fatto abbastanza corto e poi mi sono regolato questo qua che è quello centrale, la lunghezza, e qua c'è il pitch generale. Click 1, click 2 e click 3 sono sempre impulsi abbastanza corti, che bisogna regolare poi in base all'ascolto. Sul click 1, ad esempio, io ho risorregolato il filtro, molto fondamentale per togliere le frequenze più basse che non mi servono, anche qua e anche qua. Più il subcontrol che ho regolato il pitch, poi ovviamente toccando questo, toccando quello, ogni parametro richiama un altro parametro e così via. Salvate magari perché poi se andate più avanti e fate peggio, non potete più tornare indietro. Con l'equalizzatore mi sono regolato appunto sui 200 Hz e qua ho regolato un po' questa zona qua. Questo perché principalmente queste sono le tre zone di uno snare: distorsione, equalizzatore e poi sul canale stesso ho messo un equalizzatore e ho di nuovo enfatizzato questa zona. Ho messo un OTT, ma leggero leggero, un 11%, un po' di riverbero e un saturatore, sempre leggero leggero. E poi ho messo uno spectrum per vedere appunto questo snare che bilanciamento ha con quelle frequenze. E diciamo che ci siamo. Che poi, sempre, ripeto, fate la comparazione con altri snare che possibilmente vi piacciono e potete appunto vedere un po' se siete nella strada giusta. E una volta fatto ciò potete fare save as, potete salvare il preset oppure render, fate direttamente export, vi esportate tutto quello che avete fatto. Io direttamente ho fatto freeze e mi sono poi modificato ulteriormente, perché la cosa bella di un file audio è che possiamo modificarlo
Ancora una volta quello di dissolvenze, quindi fare dissolvenze e accorciare magari qua, farlo più corto. Se avete qualche dubbio, ragazzi, come sempre nei commenti vi risponderò. Purtroppo non ho potuto fare molti video ultimamente perché sono stato impegnato. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al gruppo Telegram, il link lo trovate in descrizione, come sempre iscrivetevi. Già siamo 60 iscritti passati e ci si aiuta moltissimo a vicenda. Vedo che quello si aiuta con quello, guarda, mandami questo, io poi pubblico alcuni link, vi aiuto quando posso. Diciamo che è una cosa più immediata invece di aspettare qua tramite i tutorial oppure rispondere nei commenti, perché è una cosa un po' più difficile. Invece qua col gruppo Telegram posso riunire tutti quanti e potervi comunicare qualcosa, potervi aiutare. Se avete qualche altra domanda, ragazzi, chiedetemi. So che alcune volte vado di fretta, so che alcune volte non dico questo, non dico quell'altro, però non riesco mai ad organizzare un tutorial, tipo scrivere tutti i punti di quello che devo dire, di quello che non devo dimenticare. Faccio tutto così improvvisato. Quindi buona musica a tutti, ciao.